tutti i videoascoltatori del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo di nuovo il piacere di avere con noi un carissimo amico che quest'anno ha prodotto una gran mole di libri, uno più interessante dell'altro. Nel caso specifico è appena uscito per Carocci I castelli della preghiera, il monachesimo nel pieno Medioevo, secolo X-XII, 276 pagine a 26 euro, quindi un prezzo accessibile. E io partirei subito dal titolo, chiedendo a Glauco Maria Cantarella, che è il nostro ospite odierno, come è nato questo Castelli della Preghiera, davvero intrigante come titolo. Bene, allora grazie di nuovo, buongiorno. Ripeto quello che ho già detto, non è che ho fatto il jukebox quest'anno, ho infilato la monetina e uscire il libro. In realtà si tratta del frutto di un biennio di lavoro dal 18 al 20, ecco, poi casualmente i libri sono usciti tutti nel giro di un mese, non è colpa mia. I Castelli della Preghiera, allora, come pettegolezzo. Posso dire che è stata un'idea che mi è venuta per cercare di scansare una proposta che mi era stata fatta da Carocci di riscrivere la storia di Cluny. Non avevo voglia di fare un libro che rinnovasse quello che avevo pubblicato 30 anni fa ormai da Einaudi. Non avevo una gran voglia, poi soprattutto mi sembrava superfluo. Mentre invece, da 20 anni, forse di più ormai, abbiamo costituito un gruppo di colleghi, di amici. Un paio sono allievi miei, un lungo e mezzo allievo mio, da Cunto Cariboni, con cui abbiamo un rapporto, abbiamo instaurato un rapporto frequentissimo, quasi costante di confronto delle nostre ricerche. Ci diamo così, lo vedo nell'introduzione, scritto nell'introduzione perché è una cosa che credo non abbia eguali al momento, né in Italia né fuori. È una specie di team di ricerca che non è un gruppo di ricerca che ha un obiettivo di ricerca. È un gruppo di ricercatori che si confronta sulle ricerche che si stanno facendo. Ognuno per conto suo ci si dà consigli, ci si corregge senza paura di essere giudicati e in perfetta amicizia. Credo che sia una cosa inedita, ecco, diciamo pure inedita. Ora, Longo, Cariboni, Francesco Renzi, Enrico Veneziani, nelle loro ricerche degli ultimi 15 anni, 10, 15, Veneziani un po' meno perché è giovane, sono beato lui, hanno contribuito con le loro ricerche a innovare moltissimo della storia del monachesimo così come non così come noi la conosciamo, ma insomma, così come si è rappresentata all'inizio, fino all'inizio di questo nuovo millennio. Milanesi, che è allievo di Arturo Calzone, professor Calzone di Parma, dal suo punto di vista, dal punto di vista cioè di uno storico dell'arte, arte e architettura, ha, come si vedrà nel libro, delle prospettive, propone delle prospettive totalmente nuove per la storia artistica architettonica del monachesimo. Vale a dire, in questo libro ho cercato l'idea che mi era venuta, che ho proposto e che è stata accettata, era quella di far vedere quanto la ricerca in Italia, fatta in maniera seria, concreta e senza pregiudizi, soprattutto senza pregiudizi, abbia contribuito ad innovare le prospettive e spesso anche a modificare i contenuti della ricerca. Il titolo
del titolo sono responsabile, della copertina, la copertina sono responsabile io, perché quando mi sono state proposte una serie di copertine, da solo ho deciso che quella era la copertina giusta. E poi gli altri me l'hanno accettata e pare che funzioni. Il titolo, sul titolo ovviamente con la casa editrice abbiamo dovuto negoziare un po', ma perché il monachesimo, perché i castelli della preghiera? Ma perché la figura del monastero, dell'abbazia come castello, all'interno del quale i monaci pregano, operano, e che viene assediato continuamente dai diavoli, è un'immagine che ricorre, direi, in tutta la letteratura monastica del pieno Medioevo. Altra cosa, pieno Medioevo credo che sia una delle prime volte che l'espressione compare in un libro, diciamo, di, come questo, di studio e di alta media divulgazione, perché è un'espressione che in Italia è un'espressione tedesca. In Italia, in Francia, o men che meno nei paesi anglofoni, non è utilizzata, eppure è una scansione del tempo molto precisa e intelligente. Cioè il primo Medioevo, secondo i tedeschi, arriva più o meno fino a dopo l'età carolingia, e ha delle sue, e ha una sua connotazione tutto sommato abbastanza omogenea, linee abbastanza omogenee. Il pieno Medioevo è quell'età di un paio di secoli, per carità, in un paio di secoli succede di tutto, non è che dalla fine dell'impero carolingio arriva fino, per l'Italia diremmo, fino all'età del pieno sviluppo dei comuni, fino a dopo il Barbarossa, fino a Innocenzo III, quando cambia anche poi la struttura dell'impero, con il fallimento, vabbè, per molti motivi, insomma, di Federico II, con il cambiamento del papato, grazie anche a Federico II, non avrebbe voluto questo cambiamento, però si è trovato, e con lo sviluppo sempre più impetuoso dal punto di vista economico e istituzionale delle città in Italia, non soltanto in Italia centro-settentrionale, attenzione, di questo non si parla nel libro, ma faccio tanto per spiegare, anche nell'Italia meridionale, nel regno normanno svevo angioino, con buona pace di quel grande storico che è David Abulafia, che nel 77 aveva pubblicato un libro che poi è stato ripreso, il titolo è stato ripreso, sono le due Italie, il sud arretrato per l'eccesso di intervento, di controllo statale, proprio statale, usava l'espressione, da parte del regno. Ma Davide Abulafia scriveva, e questo nessuno, credo che nessuno l'abbia mai notato, però vorrei farlo notare, Davide Abulafia scriveva in un'Inghilterra che era già sotto il segno della Thatcher. La libera iniziativa, bene, ma dove c'è troppo Stato non funziona. E lui imputava ai normanni, per esempio, il sorgere della questione meridionale, e dimenticava, non so, che nel 1799 è stata decapitata tutta una classe dirigente illuminista che magari poteva avere delle idee dopo la ripresa, dopo la vittoria dei Lazzaroni, no? Quindi, allora, le città, anche nell'Italia meridionale, nel Regno Normanno è esattamente, o più o meno, analogamente a quanto veniva in Francia o nel Regno d'Inghilterra, hanno un dinamismo economico e quindi sociale e istituzionale, ognuno a modo suo, che non c'è dubbio, si apre una nuova era. Adesso chi lo sta dicendo, mi pare che l'abbia scritto anche da Punto di recente, ma insomma, con buona pace di Max Weber, il capitalismo, sicuramente Barbero, ecco,
il capitalismo, come la pace di Max Weber, nasce prima del calvinismo. Ecco, questo, il pieno medioevo allora è questo periodo qui, dal X al XII, dove succedono un mucchio di cose in campo della storia monastica. Innanzitutto è il periodo della, adesso non voglio fare la conferenza, perché questa che intervista è, però insomma, è il periodo del massimo fulgore, della massima egemonia del monachesimo in tutte le sue forme. Cluny, il monachesimo diciamo classico, benedettino classico, Cluny, Monte Cassino, per carità, ma poi c'è il grande concorrente, l'altra superpotenza che diventa subito superpotenza, i cistercensi. E poi ci sono le nuove forme monastiche, Camaldoli, Vallombrosa, Fonte Avellana. Il monachesimo rimane forma egemone, riesce a, di questo nel libro non abbiamo trattato, anche perché non è che si poteva fare una enciclopedia del monachesimo e delle relazioni conflittuali del monachesimo con altre esperienze. Ma insomma, nel secolo XII il monachesimo continua a mantenere la sua egemonia nonostante l'importanza crescente dei canonici regolari, i premonstratensi. E poi succede che arriva il XIII secolo e ci sono i nuovi ordini. E i nuovi ordini, in tempi rapidissimi, prendono l'egemonia perché è cambiata la società, perché è cambiato il papato, eccetera, eccetera. Ecco, questa è l'idea. Mi sono dilungata. Devo andare avanti da solo? Sì, perché se no Come? io avrei una tale quantità di domande che resteremmo Prova qui. a farmene una e poi vediamo se, anche perché sennò sai che noia che sta a sentire. No, beh, sai che io sono un appassionato di cistercensi e tu praticamente confermi quello che io ho sempre pensato, che mi ero chiesto agli inizi quando dicevo, ma com'è stato possibile che un ordine monastico che era diventato così potente, diffuso, egemone e vincente sotto tutti i punti di vista, venisse soppiantato in così poco tempo dagli ordini mendicanti. Ecco, questa. E alla fine mi sono risposto che il fondamento è la questione delle città, dello sviluppo delle città. Anche, ma poi non solo, perché se vedi cioè, come conclude, mi pare Cariboni, e poi le ricerche di Renzi, non per niente ho messo insieme, ho chiesto a loro due che si mettessero d'accordo per fare ognuno una. Perché sono. Scusate, sono gli storici migliori, più intelligenti che ci sono adesso su piazza, e quando dico su piazza intendo non solo in Europa, ma nell'orbe terracqueo. Renzi è anche mio allievo, è più bravo di me, sono molto contento, ho degli allievi tutti più bravi di me, e ne vado fiero, ma insomma. Allora, dice Cariboni, alla fine, se non ricordo male, l'ordine cistercense viene invitato caldamente, dalla metà del 12 in poi, a rinnovare, a essere sempre attuale, ad attualizzarsi, a modificarsi, a non stare fermo, a non ossidarsi, a non fossilizzarsi. Dice, fa notare Renzi come i cistercensi, non stando mai fermi, avevano messo insieme, fatto, una, avevano costruito reti di alleanze familiari, che dice, ma con San Bernardo cosa avevano a che fare? Ma semplicemente i cistercensi a un certo punto tengono San Bernardo un po' come. Non saprei come dire, come a Cuba tengono Che Guevara, cioè è il punto di riferimento, ma noi andiamo avanti, insomma, è il punto di riferimento ideale. Ecco. E questo l'aveva nel primo libro che ha fatto Francesco Renzi su Chiaravalle di Fiastra, uscito a Spoleto qualche anno fa, perché
mio maestro Ovidio Capitani, vedendo la sua tesi, aveva insistito che andasse subito a Spoleto. Ho notare che era una tesi di laurea magistrale, non di più, cioè non è che, e Renzi nasceva come modernista, oltretutto, no, contemporaneista. Alessandro III, già nell'età di Alessandro III, i papi cominciano a dire ai cistercensi: omologatevi, non crediate di essere speciali. Il sistema dei privilegi che vengono erogati dalla sede apostolica, forse già si può parlare di Santa Sede per allora, ma insomma sono verde, per voi non è diverso rispetto ad altri. Voi siete come gli altri, non vi crediate di... Allora, il processo di omologazione dell'ordine cistercense, che all'inizio era partito come un... era stata un'esplosione, questo processo poi finisce per mettere i cistercensi più o meno sullo stesso piano degli altri. Attenzione, quello che... poi scusa Maurizio, se non... mi sembra di aver notato, io ho fatto un pezzo su Cluny in questo libro, perché pare che se no, se non c'è Cluny non c'è Cantarella, non c'è né Cantarella, non c'è Cluny, non so come dire, ma ne ho approfittato per correggere degli errori che avevo fatto 30 anni fa, ma chi non li fa, ma ce li avevo fatti, e anche per rivedere delle cose alla luce delle ultime ricerche, ma non solo sui Cluniacensi, intorno ai Cluniacensi, nel periodo di Cluniacensi, ricerche di Longo, da Punto, Gariboni, Renzi, Veneziani e ovviamente altri, anche dei giovani. C'era una bellissima tesi di dottorato fatta in Inghilterra sullo sviluppo del monachesimo Cluniacensi in Inghilterra, che ha cambiato profondamente i quadri, anche se mal consigliato, insomma, questo giovane diceva delle cose, ma la responsabilità non è sua, ma dei suoi tutors, che sono di conoscenze storiografiche arretrate. Ma insomma, anche i cluniacensi vengono assimilati, sono costretti ad assimilarsi. I cluniacensi, secondo loro sono i più i castelli del cielo per eccellenza, proprio castelli del cielo. Per i cistercensi, per carità, sono loro i castelli del cielo, poi in realtà tutti e due cascano sulla terra perché sono i papi che li fanno cascare sulla terra. Non so come spiegarmi. È la sede apostolica che sta ampliando la sua rete di controllo, ampliandola e stringendola, contemporaneamente stringendola. Non so se mi sono spiegato. Sì. C'è una parte della storia di Cluny che non ha potuto trovare posto in questo lavoretto perché era troppo, insomma, veniva troppo lungo. Ma quello che succede immediatamente dopo la morte di Pietro il Venerabile, che è il venerabile per eccellenza, il grande mito di Cluny 1156, quello che succede nel mezzo secolo, nei 50 anni successivi a Cluny, è una cosa da Pulp Fiction, con assassini di abati, scismi monastici. Succede di tutto, di più. Perché? Perché i castelli del cielo sono cascati sulla terra. Altra cosa però, capisco che parlo del mio, ma insomma, conosco un po' di più Cluny che non gli altri argomenti, cioè non sono l'Enciclopedia Britannica, anche se ho curato il libro. Il XII secolo, i Pietri Venerabili sono sempre stati messi sotto la cupola della, che è chiamata crisi del monachesimo. Cioè, come mai gli ordini mendicanti, come mai i nuovi ordini del XIII secolo prendono diventano all'improvviso egemoni? Ma perché? Cioè, è colpa dei monaci, perché c'è la crisi del monachesimo. Questa era la grande cupola. Crisi del monachesimo, niente. E anche Cluny, crisi di Cluny, niente. Cluny è guardinga in difesa per una ventina d'anni. Poi si attacca, contrattacca,
Anzi, fa una cosa, Pietro il Venerabile, che non era mai stata fatta, cioè aggiorna la cultura cluniacense secondo i criteri della sua età e cerca di fornire ai cluniacensi degli strumenti utili per poter dimostrare che sono utili e che gli strumenti di Cluny possono essere usati benissimo. Lui scrive contro gli eretici, contro i musulmani, contro gli ebrei, e non lo fa per una forma di antisemitismo. Mette insieme le categorie. È il primo che si fa tradurre il Corano, per esempio. Si fa tradurre il Talmud. Lo fa per curiosità intellettuale, sì, può darsi, per carità, però così che fornisce anche degli strumenti ai vescovi, come dice nel trattato contro gli eretici, in modo tale che i vescovi possano manovrare, se necessario, l'Inquisizione. Sono strumenti pratici, semplicemente pratici. Come lui faccia, comincia a fare, a riscrivere la storia di Cluny, perché a Cluny, ma anche a Citeaux, la storia viene sempre riscritta. Noi pensiamo che fossero solo gli Aztechi o i veneziani che riscrivevano la storia in 50 anni, così se la aggiornavano secondo i loro criteri. No, no, anche monaci. D'altro canto, quello che succede a Montecassino con Paolo Diacono, con Pietro Diacono, con tutte le diverse versioni della cronaca cassinese, cosa che ha reso difficile anche la sua edizione critica, recente di Hoffman. I monaci si riscrivono la storia. Bene, Pietro il Venerabile comincia a far riscrivere la storia di Cluny alla maniera, così come si concepiva la scrittura della storia a metà del secolo XII, cioè in piena cultura dialettica e giuridica. Non so se mi spiego. È per questo che all'inizio del mio lavoretto ho tenuto a precisare, dunque, che Cluny, vabbè, dura un quarto di millennio, che è molto, ma non ho voluto fare nomi per non fare problemi, ma insomma, smettiamola di pensare che già che come nasce Cluny, così dopo, perché tutto era già pensato. No, semplicemente facciamo la storia abate per abate e vediamo quanti salti di qualità ci sono da un abate all'altro, da un periodo all'altro, da un momento all'altro. Capisco che è una mia fissazione degli ultimi anni, cioè dire quello che succede nel 2020 non era pensabile nel 2017, e quindi gli strumenti che si mettono in campo devono essere diversi, non possono essere diversi. Non mi si venga a dire che la crisi economica del 2020 ha a che fare con quella del 2008. Qualcosina sì, ma non è la stessa. Ecco. Mentre invece pare che quando si ha la storia per modelli e poi per il monachesimo, il modello è forte, i modelli sono forti, pare che sono sì, ma boh, 50 anni, 50 anni più, 50 anni meno, 50 anni più, 50 anni meno, niente. 50 anni sono 50 anni anche nel Medioevo. Cioè, Leggendo così, diciamo, la scheda del libro, le esperienze monastiche si moltiplicano e danno origine a esperimenti di lunghissima durata. Tu citi tutti i movimenti monastici di quel periodo, cluniacensi, cassinensi, camaldolesi, avellaniti, vallombrosani e cistercensi. Pur animati dal comune desiderio di conciliare la fuga dal mondo con la presenza nel mondo, percorsero strade tra loro diverse, però è come dire, disegni un'Europa nella quale il monachesimo è presente ovunque, è capillarmente diffuso. È il custode della cultura, è quello dove ci sono le biblioteche, dove si traducono i testi, dove si fanno manoscritti. E tutto questo, però, a un certo punto non dico che finisce, ma si trasforma. Però
Però non lasciamoci ingannare ancora una volta dal mito e dal modello, cioè non lasciamoci ingannare dal modello il nome della rosa, ecco. No, no, per carità. Chiamiamolo, diciamolo così, perché è vero, nei monasteri ci sono depositi di sapienza e di scrittura infiniti, ma i monaci dovevano essere colti, non potevano non essere colti. A parte il fatto che i monaci, questa è una cosa che ho detto, non, diciamo, non dico più da qualche anno, ma se ci pensiamo, venivano mandati in monastero, e non solo lì, adesso lo dirò, bambini che parlavano qualche lingua volgare, e lì, oltre ad essere costretti in spazi chiusi, sempre bambini sono, anche nel Medioevo, non è che oltre ad essere costretti in spazi chiusi, oltre ad essere costretti a punire addirittura alla verginità, che se uno pensa all'età della pubertà, può immaginare che tipo di lavaggio del cervello importasse. Ma comunque devono abituarsi a pensare in latino. Pensare e scrivere in latino. La stessa cosa, però, attenzione, capita nelle scuole canonicali, nelle canoniche episcopali. È dappertutto che c'è una grandissima produzione culturale tra il secolo X e il secolo XII e non solo. I monaci presidiano, hanno una tradizione, diciamo, forse più antica alle spalle. In fondo, la riforma delle chiese episcopali è dell'XI secolo, occhio e croce. Il monachesimo, i cassinesi, vale anche la pena di dirlo, i cluniacensi hanno alle spalle il monachesimo carolingio. Quindi loro hanno una presenza più capillare, poi i cistercensi si espandono dappertutto, dappertutto si insediano, dappertutto caratterizzano diciamo, lo spazio, il paesaggio, caratterizzano e pretenderebbero però di egemonizzare il paesaggio. Ognuno a suo modo. Io cluniacense sono più importante dei cistercensi, io cistercensi e figurati cluniacensi. Noi vallombrosani e camaldolesi, ma diavolo, chi meglio di noi? Cioè, ma neanche a dire, e via dicendo. E però appunto, ognuno a suo modo, tutti in conflitto fra loro, sempre. Anche se si chiamano fratelli, sono amici, sono fratelli, sono amici di monastero, tutto quello che si vuole, ma il conflitto è perché venga riconosciuta la superiorità della vita che ogni organizzazione monastica, fino a metà del secolo XII, non si può neanche parlare di ordine, perché ordine è una categoria giuridica e le categorie giuridiche, prima dello sviluppo del diritto, quindi a partire dagli anni 10 più o meno del secolo XII, non ci sono. Comunque la superiore qualità della vita all'interno della propria organizzazione monastica. Quindi in conflitto fra loro e guarda i cistercensi con i premostratensi, San Bernardo con i premostratensi, in conflitto con i canonici. Con i canonici regolari. E siccome i canonici regolari, è dai canonici regolari che proveniva la maggior parte dei maestri dello studio di Parigi, in conflitto con i nuovi saperi che venivano impartiti negli studi teologici e giuridici. Non per niente San Bernardo fa una serie di sermoni a clericos de conversione che riscuotono pochissimo successo, ma perché lui vede in quel tipo di cultura un attentato alla purezza della vera cultura che solo può portare alla vera fede. E vabbè, e naturalmente per lui, diceva Giovanni Sosbori,
che non era tenero con San Bernardo, anche se Walter Mapp sarà molto più caustico, per motivi che non staremmo a ricordare qui, ma insomma lo accusa di pedofilia, per cui non è esplicitamente, allora, esplicitamente. Diceva Walter Mapp, San Bernardo non amava nessuno che non fosse de scola sua, e noi potremmo dire della sua parrocchia, perché questo è i castelli della preghiera, in un certo senso si potrebbe dire, e spero che gli amici e coautori del libro poi non me ne vogliano troppo, sono l'uno contro l'altro armati. Ecco, non so come dire. Quindi all'attacco da un castello all'altro. A un attacco da un castello all'altro, tipo gli affreschi del Buon Consiglio, gli affreschi che ci sono a Siena, no? Quello che è Guido Riccio da Fogliano, che va da un castello all'altro. Il monachese è una grandissima forma di civiltà, civilizzazione, di cultura, per dirla con i tedeschi, ecco, alla tedesca vecchia maniera, antica maniera. Non toglie che ovviamente è una forma storica, e essendo una forma storica, insomma, togliamoci dalla testa l'idea che è monaco vuol dire pio, sì, certo, però l'ideale del monaco è la pace, ma i monaci fra loro in pace non potevano essere, perché la pace di ognuno era più pace e più vera della pace dell'altro. Glauco, io veramente starei tutto il giorno a parlare con te, ma soprattutto di questi argomenti, perché il peso del monachesimo europeo nei secoli del pieno medioevo, così cominciamo a usare questo termine anche noi, sono affascinanti, intriganti, e soprattutto ci mostrano un modello di società che si trasforma, che muta, che cambia, quindi davvero molto interessante. Io raccomando veramente a tutti di acquistare questo libro, perché troverete dei saggi di autori uno meglio dell'altro. Ah, posso dire, scusa, allora sì. Questi autori, l'ho scritto nell'introduzione, ma il bello di questo gruppo è che anagraficamente parlando c'è una distanza di 40 anni fra di noi. Veneziani ha 30 anni, Montecassino, io ne ho 70, e poi c'è tutta la cosa in mezzo, e questo secondo me è molto bello, perché indipendentemente da quello che si è detto in questi giorni sul fatto che gli ultra settantenni potrebbero anche essere lasciati morire, che tanto non servono, lo scambio di esperienze, il fatto di poter condividere esperienze di ricerca transgenerazionali, beh, secondo me questa è una gran bella cosa, è una cosa anzi importante. Sì, importante. Sì, va bene. Allora, io ricordo il titolo del libro, che è I castelli della preghiera, l'editore è Carocci, il sottotitolo è Il monachesimo nel pieno medioevo, secoli X-XII, è a cura di Glauco Maria Cantarella, con al suo interno numerosi saggi di autori tutti molto interessanti e importanti. Andate, correte in libreria adesso, regalatelo per Natale, perché ne vale la pena, è una lettura che vi stupirà e vi intrigherà sicuramente. Ringrazio tantissimo Glauco Maria Cantarella di aver accettato il nostro invito a presentarlo. Vi ricordo di seguirci sul sito www.italiamedievale.org, dove trovate tutte le nostre video presentazioni, che in tempi di lockdown ci permettono comunque di stare al passo con le novità, non solo editoriali, ma anche attività di tipo rievocativo piuttosto che eventi e quant'altro. Grazie Glauco. Grazie a te, grazie a voi, grazie per la pazienza, e potete stare tranquilli, per adesso diciamo non c'è un programma che riesca a qualcosa,
Potete passare Natale tranquillo, non mi vedrete. Va bene. Ti saluto e alla Ciao, prossima. Ciao, ciao. Glauco. Ciao.